il destino ha voluto così. All'esordio assoluto in Serie B, Potenza e Senise si sfidano in un derby altamente simbolico. Le due squadre che si erano contese lo scorso torneo di C1, interrotte sul più bello dall'invasione del virus, vengono messe subito di fronte. Ne esce fuori un derby molto bello, spettacolare, combattuto, vinto dal Potenza ma con un Senise sempre in gara. I padroni di casa ci provano subito col Mancusi, dribbling di Suola, sventola di sinistro, Bartilotti si salva in bacher. Ospiti pericolosi in contropiede, ripartenza bianconera di Fusco, tiro mancino, bravo Uva a bloccare in due tempi. Senise più in palla nei minuti iniziali, Uva nega a Grossi il gol del vantaggio. A metà primo tempo si fa male Uva dopo uno scontro con Grossi, quasi mezz'ora di stop, intervento del 118 e il portiere esce tra gli applausi dei circa 100 spettatori presenti al Palapergola. Il Potenza ha una risposta furiosa all'infortunio del compagno di squadra e al decimo passa in vantaggio con un'incursione di Cerone. Dopo due minuti il raddoppio, il diagonale di Lioi sorprende un incerto Bartilotti. Il tris arriva subito dopo, lancio di Forliano, Miglionico viene steso in area da Bartilotti, calcio di rigore. Dal dischetto Prete non dà scampo al portiere bianconero. Sulle ali dell'entusiasmo il Potenza sfiora il poker con Polino, palla clamorosamente fuori. Il Senise resiste e colpisce in ripartenza, assist di Dipinto per Fusco, diagonale vincente. Rosso-blu ancora in avanti, sventola di Lioi, stavolta Bartilotti risponde presente. I sinici si rifanno sotto, un rimpallo favorisce Iacovino che porta il punteggio sul 3-2, gara riaperta. Nella ripresa i padroni di casa allungano di nuovo, Prete risolve una mischia con una zampata da bomber vero. Nuovo calcio di rigore per il Potenza, 3 minuti dal termine, Bartilotti in ritardo su Cerone, per lui scatta il secondo giallo e l'espulsione. Dal dischetto Mancusi è implacabile, 5-2. Il Senise prova ad accorciare sul tiro libero ma Forliano chiude lo specchio a Dipinto. Nel finale il Potenza arrotonda con Mancusi che infila la porta sguarnita del Senise per il 6-2 definitivo. Debutto vincente per il quintetto di Sant'Arcangelo che però dovrà rinunciare a lungo al portiere Uva che ha riportato la frattura della rotula. Per il Senise una buona gara inframmezzata da troppi errori.